Ragazzi, allora oggi video tutorial. Questa è un'altra richiesta che mi è stata fatta da una ragazza. E prende su un trucco utilizzando la palette della Essence, della Sun Club, la 02 Miami Heat. Io ho questa, ma c'è anche la 01 che è quella per le pelli più chiare. Io non so perché ho preso quella per le pelli più scure, perché io sono estremamente chiara. Quindi vabbè, infatti non la uso come all over, ma la uso semplicemente come ombretto. C'è da dire che questa palette sì, ha dei bei colori, sono tutti shimmer come vedrete, ma certi sono secondo me erano abbastanza, si potevano evitare insomma. Insomma, perché sono molto simili tra di loro. Il mio preferito è in assoluto questo, e lo vedrete perché è molto più scavato in confronto agli altri. Mi piace anche questo che è molto scuro. Questi tre, diciamo che si assomigliano un po' a tutti, soprattutto questo e questo sono molto 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 simili. Questo è già leggermente più chiaro, quindi si nota un po' la differenza. E niente, quindi io spero vi piaccia il video. Sulle guance ho messo il fard della Kiko, lo 03 Nude Rose, questo qui, che vi ho fatto vedere nell'ultimo video dei blush, quindi non ve ne sto neanche a parlare. Volendo, se avete una pelle scura potete anche mischiare questi, però ecco, io non l'ho fatto perché se no penso che faceva effetto pagliaccio proprio. Mentre sulle labbra ho utilizzato un rossetto della Essence, che adesso non so dove l'ho messo. Ah, ecco, l'ho rimesso a posto. Un rossetto della Essence, questo è il 40 Look At Me, che è questo marrone, che è quasi trasparente perché non si nota molto sulle labbra, vedete? Molto chiaro, però lascia questi riflessi dorati, argentati, che a me piacciono molto. Anche quando dopo un po' vi si inizia a togliere il rossetto, comunque vi rimangono questi riflessi, quindi non è male. È molto morbido, non secca sì, le guance, non secca le labbra. Quindi ecco, questo mi piace tanto come rossetto. Io solitamente non uso rossetti sul marrone perché penso che non mi stiano bene perché sono troppo chiara, però ecco, questo devo dire che è una via di mezzo tra il rosa e il marrone e non mi dispiace per niente. Quindi niente ragazzi, vi lascio al video, vi mando un bacio grande, fatemi sapere se vi piace e alla prossima. Ciao ciao! Ciao ragazzi, allora inizio applicando la mia base, questa è sempre quella della Urban Decay, la versione Eden, quella opaca, quindi l'applico sia sopra che sotto. Se vedete che ho un po' di matita blu ancora perché ho fatto un altro tutorial e ho usato la matita quella blu della Essence, la Blue Lagoon, quella della collezione della Sun Club, che quella prima che riesco a toglierla ci vogliono giorni e giorni praticamente, quindi perdonatemi ma ci sarà un po' di blu, anche se questo è un trucco sul marrone insomma. Sfumo bene tutta la base e così ok, prendo questo pennello che è un pennello d'ombretto abbastanza cicciotto e vado a prendere dalla mia palette Sun Club, quella per le scure, questa è Miami Heat, la 02. Vado a prendere questo colore più chiaro e lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare. Questo colore io lo adoro, è il colore che penso uso di più in assoluto perché lo uso per illuminare qua sotto, perché mi piace tantissimo perché ha un sottotono molto dorato, quindi lo metto sotto fino all'osso qui dell'occhio e poi lo metto nella parte interna ricongiungendolo e nell'angolo interno. E lo metto prendendo anche un po' di punta qui sotto. Ok, per adesso lo lasciamo così. Poi con un pennellino d'ombretto tipo questo vado a prendere questo colore, il penultimo, questo qui, e lo vado a mettere dopo il dorato su tutta la palpebra mobile. Questo è un ramato praticamente, sì. Ok, io spero di ricordarmi bene tutti i colori che ho utilizzato perché solitamente mi scordo quelli che uso prima e poi uso colori completamente diversi. Ok, perciò vi dovrebbe rimanere libera solo questa parte qui tra il dorato e il colore che avete messo adesso. Sempre con lo stesso pennello, pulendolo velocemente, vado a prendere il colore che sta sopra, perciò questo qui, che è quello centrale, che è un po' più ramato di quello che ho messo adesso, e lo vado a mettere sopra, sfumandolo. Certi colori di questa palette non sono, cioè, non si nota un granché, cioè, tra questo e questo, per esempio, voi non noterete la differenza, ma non la noto neanche io, quindi tranquille. Quindi, cioè, certi colori sono abbastanza, cioè, non sono proprio essenziali, ecco. E lo sfumo, cerco di sfumarlo anche un po' con il dorato, magari porto più il dorato verso il ramato. Ok, adesso prendo un ombretto della Kiko, io uso il numero 60, che è questo qui, questo marrone scuro, e con un pennellino piccolo, tipo questi qui a punta, a penna, ne vado a prendere un po' e lo vado a mettere nell'angolo esterno per scurirlo.
invece di farlo con nero lo faccio con il marrone scuro in modo che non sia troppo pesante. E poi lo vado a sfumare leggermente con un pennello più grande da sfumatura, tipo questo. Vado a sfumare il colore. Sfumo anche qui tra il dorato e il ramato e cerco di creare un colore abbastanza omogeneo. Ok, passiamo alla parte sotto. Userò due matite. Userò questa qui dell'Essence, che è la Teddy, la numero 08, e la vado a mettere nella parte esterna dell'occhio, qui sotto, nella parte finale, insomma. E la porto fino a, diciamo, a metà occhio. Nella parte tra questa matita marrone e il dorato che ho messo all'inizio, perciò questo qui, vado a prendere questa matita della Kiko, che è la numero 602, della Vibrant Eye Pencil, sì, e la vado a mettere perciò al centro, sfumo leggermente i due colori con il dito o con un pennellino come vi trovate più comode, e poi prendendo sempre il pennellino con cui ho messo il marrone scuro nell'angolo esterno, questo qui, vado a riprendere la mia palette della Essence e vado a mettere sopra la matita più scura, perciò questa qui della Essence, e prendo l'ultimo colore, che è questo marrone un po' più scuro, lo prendo e lo tampono sopra il marrone, la matita marrone più scuro. Mentre, pulendo velocemente, sopra la matita della Kiko vado a prendere il secondo colore dopo il beigeolino, insomma, questo qui, che è molto bello. Ok, all'interno dell'occhio vado a mettere la matita sempre quella della Kiko, questa marrone. Io adesso ho quella blu, no, va bene, non è molto scrivente, cioè non è estremamente scrivente la matita all'interno dell'occhio, però insomma dà questo aspetto abbastanza naturale di vedo non vedo, quindi avrete comunque una riga marrone ma che non sarà troppo forte, perché con la matita nera mi sembrava di appesantirlo troppo. Ok, per la parte sopra vado a usare questa matita sempre della Essence, la Teddy, e faccio una riga sopra l'attaccatura delle ciglia. Come vi ho detto, io questa non la metto all'interno dell'occhio perché, avendo un sottotono, mi sembra un sottotono rosso, mi fa apparire l'occhio come se si sia appena pianto. Ecco, visto che non mi piace quell'effetto, perché non è un granché, evito di metterla all'interno dell'occhio. La porto anche leggermente all'esterno, ma tanto non si vedrà, quindi giusto per dargli una continuità, non smorzarla proprio. E faccio una piccola riga. Se volete un effetto un po' più pesante, magari la potete usare anche nera, però ecco, io per rimanere in tema con il marrone l'ho messa di questo colore. Ok, il trucco potrebbe anche essere fino a così, aggiungendo solo del mascara, volendo anche marrone, io non ce l'ho, quindi lo metterò nero dopo. Se magari volete usare per uscire la sera o per renderlo un po' più particolare, io ho messo nell'angolo interno, sia sopra che sotto, questo eyeliner in glitter della Laila, questo è il 2. E lo vado a mettere, volendo, qui, perciò dove ho messo il dorato. E sopra. Ok, vado con il mascara, io metto nero, come ho detto, potete. Scusate se sono scaricate le batterie della macchinetta, quindi dicevo, vado a mettere il mascara sia sopra che sotto. Il trucco è finito, io spero che vi possa dare qualche idea su come utilizzare questa palettina della Sun Club. Come vi ricordo, questa qui è la 02, la Miami Heat, quindi quella per le pelli più scure. È un all over, quindi potete usarla per tutto il corpo, per il viso, come blush, illuminante, come volete, insomma. Io uso come ombretto perché per me questa è troppo scura, ecco. Ve la faccio rivedere. Comunque l'avrete già vista in miliardi di video, quindi dovreste conoscerla già. Quindi vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!